È proprio su questo tema, sul tema della condizionalità, che chiederei ad Enrico Giovannini, se ne ha voglia, di darci un parere. È possibile che questo dramma che abbiamo vissuto, che rappresenta un pericolo anche di regressione sul terreno della disciplina del lavoro, possa costituire una opportunità? E a che condizioni, diciamo, a nostra volta? Grazie di questa opportunità. Ma io prendo seriamente quello che dice il lancio di questo evento, cioè una nuova forza di sinistra, ecologista, eccetera, cosa avrebbe da dire su questi temi. Il primo punto che vorrei sottolineare è che io mi aspetto da una forza politica, mi aspetterei, invece che vaghi ragionamenti o liste delle cose da fare, che risponda a una domanda che credo fondamentale in questo momento. La ripresa del lavoro passerà dal lavoro dipendente o dal lavoro indipendente? Perché le due politiche sono radicalmente diverse. A chiunque chiedo questa domanda nelle ultime settimane, in luoghi diversi, la risposta che ottengo è invariabilmente dal lavoro indipendente. Perché? Perché, come è stato detto anche da Martelloni, la crisi è un momento nel quale molte imprese riorganizzeranno le proprie attività, magari riducendo gli organici temporaneamente, altre più strutturalmente, anche perché i robot non si prendono il Covid o non si prendono nessun ulteriore virus che tanto avremo anche in futuro, come gli scienziati ci hanno detto. Quindi l'accelerazione ci sarà. E dunque, abbiamo un'idea, questa nuova forza politica ha un'idea di come far partire il lavoro indipendente, che non è semplicemente manutenzione, le cose che conosciamo, ma è l'occasione per creare una nuova generazione di imprenditori. Mettetela così, giovani che saranno stati licenziati grazie anche alla flessibilità cosiddetta del mercato del lavoro, donne, magari ex lavoratori dipendenti che si devono reinventare, si domanderanno come reinventarsi come lavoratori indipendenti, come è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale. E tra l'altro oggi ho letto un'informazione che può essere utile, che la spinta che il Recovery and Resilience Fund farà sull'economia italiana è analoga in termini dimensionali a quella del piano Marshall. Quindi abbiamo già avuto un'esperienza di questo tipo. E all'epoca forse l'economia non era così sviluppata da un punto di vista teorico e empirico. Quindi oggi forse siamo in grado di dare una risposta a questa domanda. E allora abbiamo bisogno anche di decidere come la creazione di questa nuova generazione di imprenditori non segua semplicemente le orme precedenti. E quindi non consideri l'ambiente un qualcosa su cui scaricare il proprio inquinamento. O magari è una nuova generazione che userà la rendicontazione non finanziaria, cioè la rendicontazione che va al di là del bottom line, del valore aggiunto dei profitti, ma l'impatto sulla società, sull'ambiente, eccetera, come normalità. Bene, io da una forza politica vorrei capire qual è la prospettiva in questa direzione. La seconda cosa che vorrei capire è se questa nuova forza politica è d'accordo con una delle proposte che facemmo l'anno scorso come Commissione Mondiale sul futuro del lavoro, all'Organizzazione Mondiale del Lavoro, per cambiare i sistemi contabili, sia delle imprese che della contabilità nazionale. Voi forse avete assistito a un discorso di Natale di un manager, no? Che dice: voi siete il vero patrimonio dell'impresa. Peccato che non è così, i lavoratori non fanno parte del patrimonio di un'impresa. La ragione per cui non ne fanno parte è perché si voleva dare un segno di discontinuità rispetto a quando erano patrimonio dell'impresa, erano contabilizzati addirittura nello stato patrimoniale tra le attività, e poi quando erano schiavi. Per marcare la differenza rispetto a quel periodo, li consideriamo un costo.
veramente un salto quantico, direi, nella concezione del lavoro. Ecco, noi abbiamo proposto di cambiare il sistema di contabilizzazione e dunque anche il modo con cui il lavoro è considerato all'interno delle imprese. Non è impossibile, si può fare. Terzo punto, e mi avvio alla conclusione, la questione dello smart working, molto dibattuta in questo momento. Una forza politica di sinistra ecologista, come lo vede lo smart working? Come un elemento di grande libertà, flessibilità, così che, per esempio, io lavorando da casa, abitando a Roma, evito di stare 2 ore nel traffico, cosa bellissima, devo dire. E la produttività delle imprese, e la libertà degli individui, e la ripartizione dei costi, e l'opportunità di far crescere quella nuova classe imprenditoriale, magari con servizi di prossimità, non tutti concentrati nel centro storico, ma diffusi nel territorio. E questo è quello che questa forza politica ha in mente. Dunque, io sono 20 anni che mi occupo di questioni legate alla misurazione del benessere, andando oltre il PIL, e con Lorenzo Fioramonti, prima è stato citato il suo libro, sono anni che ci confrontiamo su questi aspetti. La crisi, da questo punto di vista, come si dice, è un'opportunità, ma è anche un costo terribile, perché la crisi non fa bene allo sviluppo, non fa bene in particolare allo sviluppo sostenibile, alla creazione di posti di lavoro sostenibili e così via. Dunque, i temi sono cruciali, l'Europa è fondamentale per rispondere anche alla domanda del nostro moderatore. Io sono molto lieto che la questione ambientale e la digitalizzazione siano stati posti come precondizione nel Recovery and Resilience Facility, non più come uno degli elementi di punteggio per approvare i progetti, ma come precondizione senza cui non si approveranno i progetti. Vuol dire pensare veramente da qui ai prossimi N mesi una serie di iniziative a cui questo paese non ha mai pensato. Concludo con un riferimento. La flessibilità del patto siglato l'altra notte ci consentirebbe di avere nel 2022 una revisione del piano stesso, cioè di non spararci tutte le cartucce a ottobre. Io credo che questa sarebbe un'idea brillante, cioè di poter rivedere magari alla luce di quello che abbiamo sbagliato o che abbiamo fatto bene nel 2022, e questo realizzerebbe anche l'ideale dell'appello che oltre 15 associazioni giovanili hanno fatto nei giorni scorsi e che abbiamo pubblicato sul sito dell'ASVIS e di futuranetwork.eu, i cui 3 punti sono: è tempo di pensare, è tempo di disegnare il nostro futuro, è tempo di agire. Mentre tutta la politica pensa, è tempo di spendere. Ecco, a me piacerebbe che una forza politica che fa dello sviluppo sostenibile, del benessere, dell'equità il suo punto di riferimento, pensi, disegni, ma e agisca. Anche perché abbiamo urgenza di andare in quella direzione, ma evitando anche drammatici errori.